qui al ristorante Pizzeria Enoteca Panorama a Segni. Oggi proponiamo dei rigatoni con la pagliata, un'antichissima ricetta. Partiamo da un soffritto di cipolla, aglio, peperoncino, sedano e carote. Mettere un po' d'olio in padella. Quando è bello rosolato, aggiungiamo la salsa di pomodoro. Andiamo a pulire la pagliata, togliamo le parti grasse in eccesso, andiamo a dargli una piccola sbollentata per fermare il latte nell'interno. Tagliata a pezzettini, la mettiamo nella salsa di pomodoro e lasciamo cuocere. Deve cuocere per circa mezz'ora con un fuoco moderato. Recuperiamo il latte. Nella stessa acqua di cottura della pagliata andiamo a buttare dei rigatoni. Li portiamo in cottura. Ecco qui. I rigatoni sono pronti, andiamo a passare in padella. E per finire una bella grattugiata di pecorino romano. Ecco i rigatoni con la pagliata del ristorante Pizzeria Enoteca Panorama. Disegni.